Arriva al successo giovanissima grazie alla sua vittoria a Sanremo Giovani e la sua voce giovane, fresca ma intensa. Stiamo parlando di Anna Tatangelo, una delle voci più gettonate del panorama musicale italiano. Lei diventa molto popolare grazie ai suoi successi, ma anche grazie alla sua storia d'amore con Gigi D'Alessio. Anna Tatangelo ci parla del suo concerto al Forum di Palermo e del suo ultimo singolo targato Checco de Modà, Muchacha. Angelo, che in verità non si chiama più Anna Tatangelo, ma manco più Lady Tata, manco più la Tatangelo. Che forse è la vera cosa che ti dà più fastidio. Esatto, bravo. Ritorna a Palermo, ritorna al Forum. Ritorna a essere Anna. Allora, partiamo al fatto che perché abbiamo tolto il cognome? Ma perché avevo voglia un po' di togliere l'ultima quei cose. Sai la cintura di sicurezza, no? Che ti tiene un pochino, c'è sempre questo nome, questa nomea un po' che ti porti dietro, che ti precede, no? Prima del tuo arrivo. E alla fine invece secondo me Anna è un pochino più alla portata di tutti, cioè Anna è più familiare. Perché invece la Tatangelo, Lady Tata, è come se facesse parte anche di un'Anna completamente diversa da quella che sono oggi. Perché è così scomodo questo cognome adesso, scusa? Ma perché, scomodo no. Però mi ha accompagnato per tanti anni e in alcuni momenti anche un po' difficili, devo dire, in tutto 360 gradi, quindi sia nella vita privata che nella vita poi artistica. Quindi una rinascita. A Remo, tra l'altro, io quell'anno ero lì anche in veste di cantante, ti conobbi. Questa è una bella scoperta. Eri sicuramente diversa. Volevo chiederti, e cosa è cambiato dall'Anna Tatangelo di allora, anche da quella che poi ha vinto il primo Festival di Sanremo, poi con Ragazze di Periferia, insomma, cosa c'è di diverso? Lo stai dicendo in fondo tu, togliendo il tuo cognome, però. Ma di fondo niente, l'unica cosa è che all'epoca ero un pochino più incosciente perché avevo 14 anni, quindi salivo sul palco dell'Ariston come se fosse la festa di piazza di Sora, no? Del mio paese. Invece oggi sento un po' la responsabilità quando salgo su un palco importante e mi rendo conto che veramente dietro una scatolina ci sono milioni di persone che si fanno un'idea di te, no? Ascolta, c'è un muchacha che in questo momento sta spopolando sulle radio e sul web. È una Anna sicuramente molto sensuale. Che rapporto c'ha con la sensualità? È una donna. La donna, sì. Sì, perché nella musica alla fine hai la possibilità di spaziare, no? Di essere la donna, l'amante, l'amica, la donna sexy. Io per esempio in tante canzoni ho parlato di qualsiasi cosa, da ragazza di periferia ero una ragazzina, poi anche Rose Spezzate parlava della violenza sulle donne, poi c'è stata un'altra canzone sull'anoressia, ho parlato di varie fasi delle donne, no? E questa è un pochino la canzone che tira fuori la nostra parte. La donna quando vuole essere sensuale, oltre ad essere nel quotidiano una moglie, una mamma, no? Sì. È anche una donna poi alla fine, no? Senti, la collaborazione di Checco, che comunque ha scritto Muchacha, è anche il pezzo precedente, giusto? Sì, senza dire. Sarà anche presente in altri brani del tuo prossimo lavoro? Sì, ci stiamo lavorando e da settembre in poi proprio chiusa in sala. Come nasce la collaborazione con Checco? Vi siete cercati a vicenda o? No, in realtà è nata perché lui era ospite al mio programma. Sì, a Questi Siamo Noi su Canale 5. Dopodiché abbiamo cantato insieme, lui mi ha detto di ascoltare una canzone, l'ho sentita, mi è piaciuta e da lì è partita la collaborazione. Ti senti ogni tanto un po' di pregiudizi di sopra? Sai, Anna Tatangelo quando fa qualcosa, ogni tanto, molto spesso anche, devo dire, viene attaccata. Ad esempio leggevo... Meno rispetto a prima. Non so, stiamo salvando, piano piano. Dico, stiamo uscendo anche da questo, anche per questo Anna sta rinascendo. Secondo me il fatto di togliere il cognome è anche per quello. Anche per questo. Quindi io ti auguro la gente inizia un po' a capire come sono e inizia, ha già capito già da un bel po'. Va bene, e ti faccio in bocca al lupo. Credi il lupo. E questa sera, mi raccomando, spacca per come spacchi minimo. Sempre. Ci divertiremo.